Buon venerdì a tutti e ben ritrovati con l'ufficio IAD di Domodossola e Ossola News per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica riguardo al calendario delle manifestazioni in Val d'Ossola. Numerosi appuntamenti questo weekend ci aspettano, dedicati all'evento nazionale Mi illumino di meno. Da venerdì 13 a domenica 15 a Santa Maria Maggiore, tour, laboratori, mostre, camminate a lume di lanterna e appuntamenti gastronomici anche per festeggiare San Valentino. Da venerdì 13 e sabato 14 in Alpe d'Evero, Antrone e Viganella, passeggiate serali, escursioni e cene a lune di candela dedicate agli innamorati. Molti gli appuntamenti che ci attendono venerdì sera, tutti alle ore 21. A Domodossola la musica in testa, con il duo Napoletani e Polle Ansaldi, presso l'Aula Magna della Scuola Media in via Terracini. Al Teatro della Cappuccina, la maschera di Zorz, del gruppo teatrale Varzese. Infine, presso Casa Don Gianni, Parole Note, serata dedicata a Don Antonio Visco. A Macugnaga, saggio di danza con i Calaschesi, presso la Congress House alle ore 20:30. Ecco invece gli appuntamenti carnevaleschi che ci attendono questo fine settimana. A Malesco, venerdì 13, termina il carnevale con una serata in allegria e maschera in Piazza Sostine alle ore 21. Presso gli impianti sportivi di Masera, invece, festa in maschera, pulente salamite e Hull DJ dalle ore 19:30. Sabato 14 febbraio, a Crodo, festa di carnevale per bambini presso il Foro Boario dalle ore 15. Mentre all'Alpe Ciamporino, si svolgerà il trofeo Cacciavite dalle ore 13:30. A Domodossola, alle ore 14, ballo dei bambini in costume presso la discoteca Trocadero, mentre domenica 15 febbraio, Polente Shiryui in piazza Mercato dalle ore 11. Alle ore 14, grande sfilata con partenza da piazza Matteotti e arriva in piazza Mercato, dove si svolgerà il tradizionale matrimonio del Ton e della Cia. Al termine, spettacolo Viaggio in Medio Oriente presso il Civico Teatro Galletti, con apericena multietnica sotto i portici del Civico Teatro Galletti. Lunedì 16 il carnevale prosegue in oratorio con pizzata e festa in maschera alle ore 19:30. Sia sabato che domenica, grandi festeggiamenti di carnevale anche a Villa d'Ossola. Sabato con la festa mascherata in oratorio dalle ore 14 e domenica con la grande sfilata tra le vie cittadine alle ore 14. Ritrovo finale con premiazioni, animazione, musica e punto ristoro presso il Teatro La Fabbrica. Per l'intero weekend, infine, presso la Colonia di Druogno, festeggiamenti con il Carnevale di Gezzino. Concludiamo anche questa settimana la nostra rubrica con gli appuntamenti al chiaro di luna con le racchette da neve. A Bognanco con percorso San Bernardo Conca del Monscera e Macugnaga al Lago delle Fate. Anche per questo venerdì è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione, vi ricordiamo che gli aggiornamenti sono sempre disponibili sul nostro sito www.ossolaoggi.it oppure alla pagina Facebook. Grazie e arrivederci alla prossima settimana.